hanno risposto in tanti alla speciale giornata di donazione del sangue organizzata a Vallo della Lucania dalla locale Rotary Club in collaborazione con l'Associazione Donatori del Cilento, un appuntamento ormai fisso volto a dare risposte alle emergenze e ai bisogni di solidarietà del territorio. Abbiamo organizzato questa giornata per la donazione straordinaria del sangue, c'è tanto bisogno. Possiamo salvare tante vite. L'associazione fa molto sul territorio e di questo noi vogliamo essere al fianco, insomma, come Rotary, perché Rotary è un'associazione di servizio vicina a tutte le esigenze che possiamo, insomma, coprire nel nostro territorio del Cilento. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto, diciamo, intraprendere. È nata e partita con il mio anno, nel mio anno rotariano da presidente, e io sono anche un associato dell'associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, e il presidente Maria La Gloria ha voluto continuare questa bella iniziativa in un periodo che è il mese di agosto, che è storicamente conosciuto come un periodo dove c'è una forte esigenza di sangue, vista la realtà nella quale noi ci troviamo, una realtà con la presenza di numerosi turisti, e anche perché il Vallo del Lucania copre comunque un vasto territorio che va da Sapri a praticamente a Battipaglia, quindi per l'esigenza del sangue.